Good evening, ladies and gentlemen. Let me introduce myself. È uno dei più grandi attori della storia del cinema, Robert De Niro compie 80 anni, talento e metodo in lui hanno raggiunto il livello più alto, un volto iconico nel quale i tratti italiani esplicati dal cognome sono evidenti, il mitico Bob Assangue Molisano. I bisnonni emigrarono da Ferrazzano oltre un secolo fa, come accadeva allora a Ellis Island. Quel cognome fu storpiato da De Niro a De Niro, una carriera folgorante, il lavoro con i grandi, Scorsese, Coppola, Cimino, Bertolucci, Leone, De Palma, per citarne alcuni, film che hanno segnato epoche, dal Padrino a Taxi Driver, Il Cacciatore, Gli Intoccabili, Quei Bravi Ragazzi, l'Oscar con Il Padrino parte seconda e Toro Scatenato e la memorabile interpretazione di Noodles in C'era una volta in America. Se vuoi puoi servirti, a me basta ne avanzano. Prendi pure. Te la porterei dietro tutta la vita, tu, la puzza della strada. A me piace moltissimo la puzza della strada, mi fa sentire bene, mi si aprono i polmoni quando la sento. Il meglio di sé, De Niro, lo ha dato nelle parti dell'italo-americano, lui cresciuto in pratica a Little Italy, in strada a New York. Ma è stupida, Giri. Mica di chi so? Io un moscolo. È spiacere la mia città in questo vicinato che sono io. Ma un grande come Robert De Niro è tale anche nelle piccole parti. L'Italia nel cuore ha anche la cittadinanza di Ferrazzano ed è iscritto all'AIRE. Per anni a lui è stata dedicata una rassegna cinematografica proprio a Ferrazzano. My great grandparents Giovanni De Niro and Angelina Mercurio emigrated to the US from Ferrazzano. Al mio Ferrazzano e a tutti i ferrazzanesi auguri, e forse un giorno io vado lì per dire, per salutarlo, salutarvi. Grazie e auguri, ciao. Quando fu eletto Trump, presidente degli Stati Uniti, provocatoriamente disse che si sarebbe ritirato proprio a Ferrazzano. Quest'estate ha girato il bel paese, fermandosi in particolare a Napoli. Forse una capatina a Ferrazzano sarebbe stata gradita, considerato che da quella promessa di venire nella nostra regione di tempo ne è passato. Nel piccolo paese dei suoi nonni paterni si racconta ci sia stato un Ferragosto del 1969 e anche mentre girava 900 di Bertolucci, la metà degli anni 70, la speranza è che possa tornare, visto che ha l'Italia nel cuore ad ogni modo. Oggi è il suo compleanno e allora tanti auguri Bob dal Molise, che ha impresso nel cognome.